Un viaggio sentimentale per ricordare lo spirito che animava gli anni rivoluzionari italiani. Un ritratto per capire le società e i luoghi del nostro paese, a distanza di 50 anni, e comprendere ciò che quel periodo ci ha lasciato. Tony Capuozzo, rinomato per essere stato inviato di guerra per le maggiori emittenti nazionali e poi conduttore televisivo, martedì 4 dicembre ha presentato, nella sala conferenze di Villa dei Cedri a Valdobbiadene, uno dei suoi ultimi libri, Andare per i luoghi del 68. È difficile averla forse sulla prima guerra mondiale, è difficile averla sulla conclusione della seconda guerra mondiale, ma almeno su una cosa come 68 si potrebbe provare a avere una memoria condivisa, tutti quanti. E io provo a sostenere che è stato un anno importante, che non poteva non essere perché la società italiana era cresciuta, si era sviluppata, il benessere era approdato nelle case degli italiani, e però i costumi, la cultura, insomma, era rimasta come una camicia troppo stretta. E quindi era inevitabile che ci fosse, che una nuova generazione si scrollasse di dosso delle cose che appartenevano irrimediabilmente al passato. Rispettive vite e un po' si ricorda i tempi che... Da questo punto di vista io credo che si possa dire che il 68 ha svecchiato quella società italiana e, come tutte le grandi trasformazioni, ha lasciato un'eredità di cose negative e cose positive. Ancora oggi possiamo elencare le cose buone che ci ha lasciato il 68 e anche le cose cattive, indubbiamente. E però è stato un momento attraversato dalla società italiana, da noi tutti, da chi faceva gli scioperi, da chi veniva tenuto a forza fuori dalla scuola, dagli studenti che prendevano la parola in assemblea, dagli insegnanti che si vedevano contestati. 50 anni dopo cosa si può dire? Bisogna fare come quando si guarda le nostre foto di 50 anni fa, no? A me piace vederlo come un anno che difficilmente avrebbe potuto non essere. Io cerco di spiegare che secondo me gli anni di piombo non avevano così, un legame così stretto col 68. Però se uno pensa agli anni che sono venuti dopo, alla violenza, all'RBR, all'autonomia, a quel clima incattivito, insomma, che è seguito dopo degli anni di piombo, ecco, cancellerei tutto quello. L'evento è rientrato tra le iniziative della Mostra Mercato del Libro, un'esposizione voluta dal Comune di Valdobbiadene che sarà aperta sempre in Villa dei Cedri fino a domenica 9 dicembre.